a tutti! Come potete vedere, oggi vi registro una make-up collection e l'organizzazione dei miei trucchi. Per quanto riguarda i mobili, il tavolo da trucco e gli accessori vari, non è cambiato granché dall'ultimo video, se non la sedia. Il tavolo da trucco, compreso lo specchio che è attaccato, viene da Amazon e veniva insieme allo sgabello, che però ho deciso di non utilizzare più perché non lo trovavo molto comodo. Finalmente vedete il mio gatto, che ogni tanto mi chiedete se c'è ancora, eccolo lì. Dicevo, ho deciso di toglierlo e ho messo questa sedia, che è una sedia che io già possedevo, che è in tono con tutti i colori della camera. In ogni caso vi ho fatto un room tour, eventualmente ve lo linko qui sotto, ve lo lascio a fondo video, perché lì in quel room tour vi ho spiegato bene tutto quello che riguarda il tavolo da trucco, le sue caratteristiche, eccetera. Quindi se vi interessa ve lo lascio lì per andare poi a vedere su Amazon qualcosa di simile. Io ho comprato le lampade, quelle che vedete a parte, che adesso sono pure storte perché le ho appena spolverate. Il mobiletto qui invece è un mobiletto molto vecchio della Cartel che io già possedevo. Non intendo fare introduzioni particolari a questo video, su YouTube ne è pieno. Ci sono tanti trucchi, certamente, è la mia passione, è il mio hobby, mi piace truccarmi, non li colleziono, non li ho tanto per averli, li ho per usarli. La quantità di trucchi che vedrete è abbastanza importante, è comunque quella che io riesco a gestire. Per questo faccio un decluttering annuale, almeno, per avere la quantità di trucchi che voglio avere, la scelta, eccetera. Se non vi piace questo genere di video o non vi piace vedere tanti trucchi, non guardate il video. Generalmente io non perdo tempo su cose che non amo guardare, ecco. Quindi io direi di procedere immediatamente con l'entrare nel vivo del video. Ecco, io vi chiedo scusa, ma ogni tanto, se non sempre, spero di no, dovrò tenere la videocamera in mano. Spero di non farvi dondolare troppo, perché è molto complicato per me girare questo video in termini proprio organizzativi. Allora, partiamo da qui e vediamo il piano del tavolo. Come vedete c'è un sacco di roba. È piuttosto in ordine, mi piace tenerla in ordine, ma ce n'è tanta. Io in realtà, per come mi sono organizzata qui sotto e poi vedrete, avrei anche lo spazio per tenere più cose nei cassetti, ma il mio obiettivo principale nell'organizzazione della make-up collection è quello di avere tutto a portata di mano e tutto assolutamente accessibile. Io non ho un cassetto del make-up quotidiano, a me piace proprio tutti i giorni andare a pescare a umore, a occasione, eccetera, quindi voglio che tutto sia perfettamente visibile. Diciamo che questo è il mio unico criterio per gestire la postazione make-up. Dunque, qua vi dicevo, c'è questo specchio che è attaccato al tavolo e queste luci che sono luci che possono cambiare intensità, luce più calda, luce più fredda, eccetera. Adesso le tengo spente perché credo si possa vedere meglio. Allora, partendo da qui, ho questo, vediamo se riesco a mettervi sul cavalletto almeno per un attimo. Spero che vediate decentemente. Allora, innanzitutto il piano di questo tavolo, come vedete, è piuttosto graffiato, in alcuni casi macchiato, eccetera. Errore mio, perché non l'ho immediatamente appena acquistato rivestito con un vetro, ad esempio. Quello che voglio fare adesso è comprare una specie di quelle lamine da poter appiccicare sul tavolo, ce ne sono tante su Amazon, per poterlo poi andare più facilmente anche a ripulire, eccetera. Allora, dicevamo, che cosa tengo sul tavolo? Tengo in questo contenitore, che ho preso anche questo su Amazon in un set, dopo vedrete gli altri, tutti i miei fondotinta. Qui sono tutti quanti, non ne ho di più, anzi non è vero, ne ho due, uno in polvere, un cushion nel cassetto, diciamo, che utilizzo per il trucco d'emergenza che ho in bagno. Non capisco se siete a fuoco, speriamo. Nel cassetto che ho in bagno, dicevo. Allora, qui che cosa ho? I miei due preferiti del periodo, non solo, cioè il nudissimo di Diego Dalla Palma e l'Healthy Glow di Physicians Formula.
vi ho parlato di entrambi moltissimo, li amo alla follia. Poi ci sono i due fondotinta che ho utilizzato di più l'inverno scorso, li ho usati già una volta entrambi per ricordarmi come fossero. Abbiamo il Gucci Face Satin Matte e il Match Perfection di Rimmel, mi piacciono tutti tantissimo. Un fondotinta di cui non vi ho ancora parlato è questo di Revolution, che sto usando proprio in questo periodo per provarlo, e devo dire che mi ha stupita tantissimo. Questo è il primo, il Define and Conceal, mi pare che si chiami Conceal and Define, non quello idratante appena uscito. Mi piace un sacco e devo dire che non trovo una gran differenza tra questo di Gucci e questo di Revolution. Comunque lo provo ancora e vi saprò dire meglio. E poi ho il close up di Nabla, che ho quasi terminato, non mi dispiace affatto neanche lui. Tengo qui anche il primer che utilizzo più spesso, che questa è una mini taglia del primerizer photo finish di Smashbox, me l'avete visto utilizzare, e lo tengo qui perché tra tutti è quello che uso di più. I fondotinta fatti così li tengo sempre in piedi, perché mi è capitato in passato che si fossero rovinati a tenerli piatti, diciamo, io spero che vediate decentemente, a tenerli piatti in qualche cassetto eccetera. Poi in questo bicchiere che ho comprato dai cinesi, che credo che sia tipo un portaspazzolino, e ho comprato insieme a questo, sono uguali, sono bicchieri in plastica. Allora, in questo ho tutti i miei pennelli da occhi, ne ho di vario tipo, da quelli di Essence a quelli che facevano parte di un set di Do Color, un po' di Royal Beauty. Poi ho i due da viso piccoli, perché li trovo più facilmente qui, quello di Primark e il setting brush di Real Techniques. Poi ho qualcosa di Zoeva, qualcosa di MAC, questo pennello è meraviglioso, insomma i soliti pennelli, io non sono una pennellomane, ve l'ho detto tante volte. In quest'altro bicchiere ho invece tutto quello che riguarda sopracciglia, mascara, occhi, matite occhi eccetera. Qui la pinzetta per le sopracciglia, ovviamente i due mascara che ho in utilizzo, questo è il mio preferito da tantissimo tempo oramai, Lash Princess di Essence, ve ne ho parlato tantissimo, di questo vi parlerò a breve. Ho diciamo, non ho ancora chiara la mia idea, sto cominciando a farmela ora, è il Fossil Superstar X Extra, non si capisce, di Rimmel. Poi ho due ombretti in stick, che sono quelli che utilizzo di più, questo marrone di Deborah che uso tanto come base ma uso anche per la rima interna, e questo che era una vecchia edizione limitata di Kiko, che da una parte ha il Kajal e dall'altra ha l'ombretto in crema. Io spero tanto che siate a fuoco, ho una paura bestiale che non lo siate. L'ombretto in crema, questo mi viene utilissimo per fare un velocissimo smoky. Poi ho le mie uniche due matite per sopracciglia, questa di Puro Bio che uso più nel quotidiano e quando voglio la maggiore definizione e un disegno più preciso, la mia solita Eyebrow Precision di Kiko. E poi ho le varie matite occhi, ne ho tante di Kiko, sia edizioni limitate che in permanente. Poi ho la mia Multiplay 09 di Pupa, la mia matita nera occhi preferita, poi Chanel, qualcosa di Smashbox, insomma le solite, un'altra di Pupa, questa di Givenchy, insomma le solite. Se avete visto tra l'altro i miei decluttering, le avete presenti un po' tutte, ma io sono a fuoco, porco cane, non capisco. Poi in questo bicchierino così, che era un bicchierino da cucina diciamo, ho la mia sponge di Essence. Poi qui tengo qui davanti i miei fix per il make up, quindi ho quello di Revolution, gli Arulonic Fix, quello idratante, il mattificante, il Fix & Matte di MAC e l'All Nighter di Urban Decay. Come vedete ho tutto molto a portata di mano. Questa è una cosa carinissima che mi ha regalato Valentina insieme alle altre cose che mi ha regalato, proprio bella, è la S che si illumina, non so se vedete che si illumina dal vivo, si nota, è molto molto carina. Poi ho deciso di mettere qui un organizzatore, questo,
dove tengo alcune cose che o non stanno bene in altri posti oppure mi vengono comode da utilizzare così velocemente quando mi trucco. Partiamo da questa parte del contenitore. Qui ho i miei correttori, tutti quelli che ho, tranne uno che è giù nel cassetto del trucco di emergenza, quindi i miei soliti Long Stay 03 di Astra per le occhiaie e il mio Infallible Murder Concealer che uso principalmente sul viso, delle spugnettine di Real Techniques per applicare e sfumare il correttore, che però uso solo queste piccole quando faccio trucco occhi prima del trucco viso. Mi piace perché mi piacciono perché sono più precise. Normalmente se no uso quella normale. Questo è di Estée Lauder, è stato per anni il mio correttore copriocchiaie preferito finché non ho trovato quello di Astra che vi giuro mi piace di più. Qui tengo questo gel, è un gel luminosità, diciamo di Clinique, ve ne ho parlato tutta l'estate, l'ho usato tutta l'estate, come vedete me ne manca un po'. Adesso sto usando altro, diciamo, nella mia skincare routine, ma mi viene molto comodo qui perché ultimamente ho delle zone piuttosto secche del viso, quindi quando magari mi trucco dopo, non so, un paio d'ore da che ho fatto la skincare, mi piace riapplicarne un po' sul viso perché poi la stesura del fondotinta, la resa del trucco è molto più bella. Qui poi ho un burro cacao di Kiko che metto prima di truccarmi se non ho le labbra già idratate. Il mio Fenty Glow meraviglioso che tengo qui, uno perché la forma non mi consente di metterlo in altri posti e anche perché praticamente lo uso tutti i giorni. Qui ho delle mini taglie, queste sono le mini taglie dei rossetti di MAC. E ho, lo sapete, Twig, che è un rossetto fantastico, un nude marroncino bellissimo. Questo è Russian Red e questo è Diva. Qua dietro, ho le altre mini taglie. Queste sono mini taglie di Yves Saint Laurent, ho due rossi e un fucsia. E qui dietro ho in questi vani un pochino più larghi tutte le matitine mozziconi che stanno terminando perché se li metto negli altri bicchieri li perdo. Quindi ho due matite labbra, la Bay Rose di Clarins che non fanno più e una 303 di Kiko e la matita occhi, la Multiplay 09 di Pupa e il mozzicone che mi è rimasto dell'Eyebrow Precision di Kiko che sto terminando. Inoltre qui ho due rossetti che per la loro forma non stanno nella mia torre dei rossetti ma stanno perfettamente qui. Questa è di vecchia edizione limitata di Kiko, un rossetto stupendo, e il mio fantastico e meraviglioso Kiss Kiss Bang Bang di Marc Jacobs. Mi sto soffermando un po' di più sui prodotti perché so che a tanti di voi piace anche proprio avere una sorta di elenco dei prodotti. Qui in queste due tazze, sempre prese dai cinesi, ho messo le matite labbra. Le ho divise, queste sono quelle più da uso quotidiano, quindi nude, rosso labbra, eccetera, e queste quelle più colorate, rosse, rossi scuri, fucsia e così via. Ho vari marchi, tantissime sono di Neve, questa è la mia meravigliosa cappuccino, e tante sono di Kiko. Questa è un'edizione limitata di Kiko, ma la maggior parte sono queste, le Creamy Color Comfort Lip Liner, oppure queste che sono quelle automatiche, sempre di Kiko. Ho qualcosa di NYX. Varie cose, insomma, di qua uguale, oltre le matite ho anche un primer labbra, questo di Kiko, un pennellino per essere più precisa. Qua ce ne sono un po' di più di NYX, mi piacciono queste molto vibranti, insomma, di NYX, e poi le altre, più o meno le marche sono quelle che vi ho fatto vedere. Allora, questo vanity sotto ha due cassetti. In questi due cassetti si potrebbe mettere, diciamo, il trucco da tutti i giorni, se siete abituati appunto a distinguere così i vostri trucchi. Io invece ho preferito metterci tutto quello che riguarda il trucco viso, quindi terminare, diciamo, la zona base in modo che quando ho fretta, non ho voglia di andare a cercare altre cose, io so che qui su questo tavolo, senza dover aprire i cassetti, ho tutto quello che mi serve. Andiamo nei cassetti e vi faccio vedere cosa c'è. Allora, mi sono alzata io e vediamo se potete vedere decentemente il contenuto di questi cassetti. Allora,
qui ci sono una serie di divisori che sono questi contenitori in plastica che io ho preso tutti dai cinesi di varie dimensioni e ho messo un po' incastrati come riuscivo. Vedete, questo ad esempio è un contenitore più lungo e stretto, ne ho altri più grandi. Visto che questo in mano, vi mostro che qui ci sono i primer, allora il primer occhi che utilizzo tutti i giorni e i primer che non uso nel quotidiano. Questo è l'Avant Premiere di Color Caramel, che è un levigante riempitivo biologico. Questo è il photo finish classico di Smashbox. Poi ho il Cicaper, di cui non vi dico ancora nulla, vi spiegherò come lo utilizzo e se mi piace eccetera nei prossimi video, non ho ancora idee chiarissime. E questo è il meraviglioso Clarin, non mi ricordo, lo vedete qui, è, diciamo, il più riempitivo, il più levigante. Questo vi appiattisce l'impossibile. Qui ho la colla per glitter, il liquido per attaccare glitter, o che uso anche, diciamo, con gli ombretti che fanno più fallout, diciamo. E questo è un igienizzante mani che tengo qui perché in realtà non lo uso spessissimo, semplicemente perché quando arrivo qui ho le mani già pulite, però si sa mai. In questo cestino invece più grande, come vedete, tengo palette viso e terre e ciprie. Allora, le tengo piuttosto rade in modo da poterle prendere con facilità. Qui ho la bellissima di Astra, che non ho utilizzato quest'estate, ma colori perfetti per l'autunno. Questa è la Mauve Romance, è fantastica. Poi ho la mia meravigliosa Decali Contour di Smashbox, ve ne ho parlato tantissimo, la amo un sacco. Ho la Unfiltered 2 di NARS con colori tutti un po' rosati. Ho questa palettina di Kiko che viene adesso dal cassettino, diciamo, del trucco d'emergenza, perché l'ho sostituita con un'altra cosa, questa con terra e blush. Ho questo splendore di Smashbox con due blush e un illuminante barra topper, anche di questa vi ho parlato tanto. Questa l'ho ritirata fuori dal mio decluttering, mi avete scritto in qualcuno tra voi dicendomi che avrei dovuto tenerla e ho deciso di tenerla. E questo trio di Clarin che oggettivamente è davvero tanto bello. Poi non immaginate quanto sia difficile fare questo video. Ho questo splendore di Make Up Revolution, questo è veramente un prodotto eccezionale, terra e illuminante, uno più bello dell'altro. Per finire con le palettine che ho in questo cestino, ho questa di The Balm, la come si chiama, Girls Gateway Trio, con due blush e un bronzer. Poi qui cominciano i bronzer, questi due sono quelli che uso di più per il contouring, principalmente questo ora, che è il Master Sculpt Medium Dark di Maybelline, mi piace tantissimo. Quando voglio un contouring un pochino più caldo, e magari uso questo anche per il bronzer, uso l'Oliver di The Balm, che è favoloso. Poi ho queste due terre che uso di più d'estate, questa di Smashbox che non fanno più, che è completamente opaca, bellissima, e questo che è un prodotto di Coast che uso quando faccio un bronzing e blush tutto in uno, un prodotto cotto, satinato, bellissimo. E poi il mio insostituibile, non potrei vivere senza butter bronzer in colorazione bronzer di Physicians Formula. Potrebbero smettere di fare tutte le altre terre al mondo e io sarei già contenta così. Qua ho le ciprie, diciamo, ognuna con una funzione diversa. La più mattificante che uso più in estate è la Stay Matte di Rimmel. Questa di NYX, che è la No Filter, che utilizzo più che altro come finishing powder a fine trucco, non sempre. E qui ho la mia mitica Brighten Up Banana Powder di Essence, che come sapete è la mia cipria preferita per fissare il contorno occhi. Non la fanno più, ma ha un sacco di scorte. Le ciprie che uso di più invece per il viso, questa traslucida, oddio stava cadendo, di Deborah, mi ha molto stupita, l'ho usata molto volentieri quest'anno, e la meravigliosa Sexy Mama di The Balm, che mi avete detto non faranno più accidentaccio. Qui
tengo piatte queste di Wet n Wild, è la Douce Delish, le tengo così piatte perché ho notato che rotolando, appena si fa il buco nella cialda, diventano molto fragili. Infatti questa mi si è rotta, si era fatto il buco ma un pezzo si è rotto. Uso solo questa parte per illuminare il contorno occhi e qui c'è semplicemente il backup. Qui tengo altre palette viso un po' più particolari delle altre, diciamo, perché due sono semplicemente self-made. Qui abbiamo una che ho composto con tutti i prodotti neve, qui è la Terra Chocoholic Blush Nowhere. Questi due illuminanti sono molto particolari, questo che tende un po' al lilla, questo un po' al fucsia, quello al lilla è il Newton, quello al fucsia il Vodka, mi piacciono tantissimo. E in questa palette di Nabla ho tre polveri di Nabla, Gotham per il contouring, Monoi per il bronzing, Obsessed l'illuminante barra topper, due blush di Mulac Be Bold che è favoloso, specie andando verso l'inverno, e questo è Off Course, altro blush fantastico, e questo è un piccolo blush di The Balm che ho depottato da una palette che non ho più. E qui ho due palette composite, viso, occhi. Le tengo qui perché sono tra le palette viso occhi quelle che uso di più solo per il viso, diciamo, soprattutto questa. Qui uso di Tarte, uso solo blush, illuminante e terra. Gli ombretti non li uso più, secondo me si sono un po' ossidati. E questo è il fantastico Making Faces Beauty Book di Kavino Kwan che ho ricevuto per il compleanno, che è composto da questi tre libri, sono magnetizzati tra di loro. E qui abbiamo il primo che è il contouring, vediamo di far cadere tutto, mi raccomando. Il secondo che contiene blush e i primi ombretti opachi scuri, e il terzo che contiene degli ombretti. Questo lo uso anche per truccare gli occhi, non come quella di Tarte. Però insomma lo tengo qui perché i prodotti che preferisco comunque sono quelli viso. Rimettiamo tutto in un ordine decoroso e andiamo al secondo cassetto del Vanity Table. In questo cassetto ho tutti i miei prodotti viso che non avete visto negli altri. Quindi ho, scusatemi, cerco di metterli meglio. Allora, blush e illuminanti. Allora, partiamo da qui. Mellow Wine di Wet n Wild. Questo è un blush di Guerlain vecchio, ma che io amo alla follia. Questo è lo Splendore di Diego Dalla Palma. Mi fa impazzire, edizione limitata di quest'estate. Questo blush, mamma, se faccio fatica in questa posizione, è un blush di The Balm, il Cabana Boy, è uno dei miei blush preferiti della vita, un vecchio Kiko, edizione limitata, meraviglioso. Poi ho Milani, poi ho questo che è un blush di Astra, piuttosto freddo, quasi lavanda, che mi piace tantissimo con gli smoky freddi. Questa è stata una rivelazione, il Maxi Blush di Rimmel in colorazione Exposed, è un colore stupendo per i trucchi naturali. Il mio storico H&M, un altro blush di Mulac, Climax, il blush che rischia di avere tra poco il buco, il Fetish di Urban Decay, ve ne ho parlato fino a farvi sanguinare le orecchie, un trio blush di Kiko, e questo che ho qui davanti è il blush che sto utilizzando di più in questo periodo, me l'avete visto applicare, di Clarins, è semplicemente favoloso. Jolie Blush in colorazione 02 Cheeky Pink. Qui ho un vecchio blush di Chanel, un cream to powder, Chamade, questo bellissimo di Shaka, ve li consiglio se avete Shaka vicino, questo biscuit è veramente bello. Altri due blush che mi hanno stupita molto sono questi due di Rimmel, specialmente questo che sembra non dire nulla in cialda ma è fantastico sul viso, è il Santa Rose, spero che vediate qualcosa. Questo bellissimo di Avril, un bellissimo Pesca, il Ginger Pop di Clinique, un altro dei miei preferiti. Poi i miei due blush di MAC, uno diciamo più estivo, il Sun Basque, un Pesca marroncino dorato strepitoso, e questo è Sur, che è qualcosa di favoloso.
che uso anche questo tanto in questo periodo. Poi, mamma mia, un blush di Wonderland, questo colore stupendo, questo Fragola per adesso è stupendo, e i miei due meravigliosi blush di Physicians Formula, li amo molto anche loro. Poi qui ho la mia collezione, questa è l'unica collezione vera che io ho, cioè tutti gli Instain di De Balm che non fanno più. I miei preferiti sono Pine Stripe e Swiss Dot. Swiss Dot è questo stupendo colore e Pine Stripe, ve ne parlo anche qui da sempre, è questo. Poi ho un altro blush di De Balm, il famosissimo Hot Mama, anche questo insieme a Fetish, uno dei blush che ho più utilizzato nella mia vita. Poi qui ho l'altro blush, quello di Etude House, di cui vi ho parlato anche di recente in un video, molto bello. E questi sono gli illuminanti, un vecchio illuminante di Kiko che a me piace tantissimo. I due illuminanti che uso di più per uscire la sera, diciamo quando voglio un effetto un po' più strong, il Mary Lumanizer e questo, il Blissful di Ofra. Poi questo bellissimo illuminante cotto di Kiko, anche questo faceva parte di una collezione, è fantastico. Lo stupendo Perfect Topping, anche qui diciamo effetto un po' più naturale di MAC, è una Mirella Skin Finish, e due di Wet n Wild. Questo ce l'ho da tanto, è il Precious Petals, bellissimo. E questo l'ho comprato di recente, ve ne parlerò. Si chiama Blossom Glow, è molto più chiaro e più freddo, e in questa stagione per me è bellissimo. Poi da questo lato ho i prodotti in crema, quindi quello che mi ha stupito tanto, il blush di Milk, che mi piace tantissimo, le gocce illuminanti di Astra, che continuo a utilizzare con grandissimo piacere, e questo prodotto, che è l'unico di cui non vi ho ancora parlato tra quelli che ho ricevuto da Yes Style, perché non l'ho ancora capito bene, cioè comincio a capirlo ora. È una specie di primer illuminante, oppure lo potete usare come illuminante semplice, diciamo sulle gote in crema. Comunque ve ne parlerò più avanti. Qui ho semplicemente la mia makeup bag da borsetta, la tengo qui quando non ce l'ho in borsa, perché non sempre la porto con me, onestamente. Qua ci sono le cose che tengo di base e poi eventualmente aggiungo qualcosa. Lì dietro ci sono le spugnette, diciamo, nuove, quelle che uso per pulire i pennelli, sono delle scorte e le tengo qui. Allora, ora andiamo sopra il mio mobiletto da trucco. Vedete, qui ho questo contenitore che contiene tutti i lucidalabbra e tutte le tinte, i pennelli da viso, quello specchietto che lo metto sul tavolo per fare i dettagli, e la mia torre dei rossetti. Andiamo più nello specifico. Allora, questo contenitore faceva parte del set che avete visto, che conteneva i fondotinta che ho preso su Amazon, e contiene varie cose. Allora, le tinte sono quelle più alte, quelle che non ho messo nella torre. Ci sono queste di Nabla, poi c'è questa di The Balm, che mi piace tantissimo, ho tirato fuori le mie preferite praticamente. E poi insomma ci sono varie cose, c'è questa di Ofra, c'è questo gloss di I Love Revolution, di cui vi parlerò a breve perché lo adoro, i vernissage di Neve. Anche questi, sapete, mi piacciono tantissimo. Poi ci sono i miei tre gloss di Astra, insomma, varie cose così. Qui ci sono i miei pennelli viso, il mio fantastico Mario Giussani per la cipria, c'è qualcosa di Real Techniques, questo di Melissa che amo per i blush, il mio pennello preferito per stendere fondotinta quando uso il pennello 56 di Sephora, non so se esiste più o se è numerato così, ma questo è favoloso.
e poi altre cose sparse, varie. E qui la mia torre dei rossetti, questa la conoscete benissimo, dove ho tutti i rossetti. Io vi consiglio assolutamente una cosa di questo genere, se avete la possibilità di sapere dove posizionarla, perché è la cosa più facile da utilizzare. Avete presente tutti i vostri rossetti, non li perdete di vista, sono di facilissimo accesso. Qui sopra ho i miei tre di Nabla, delle collezioni MAT, i miei due di Eva Crime, il mio Neve, due edizioni limitate di MAC. Qui ho in questa fila sono tutti i rossetti medio costo o comunque da supermercato, diciamo. Quindi ho due di Milani, questi sono tutti di L'Oréal. Ho qui anche i tre di Mulac. Qui sotto ho quelli di Bottega Verde, sono sempre tre. Qui ho un Max Factor, qua un Maybelline e questo di Avon, bellissimo. Poi li ho cercati di dividere proprio anche per tipologia in modo da trovarli ancora più facilmente. I Velvet Passion Matte di Kiko, tre edizioni limitate di Kiko, questo è un Wycon. 2 Essence, 2 Wet n Wild, 1 di Douglas e qui sotto ho anche le tinte, diciamo quelle più corte e cicciotte, quindi ho queste di Astra e una di Kiko fatta così e qui sotto tengo anche i balsami labbra colorati, quindi i miei due preferiti di Astra, che amo alla follia, e questo Formula Pura di Deborah. Poi di qua ho i rossetti di alta profumeria, quindi ne ho due di Dior, di Dior Addict, poi uno di Estée Lauder, Chanel, Makeup Forever, questi i Clinique Pop, uno di Clarins, uno di NARS, le tinte, cioè i rossetti liquidi di Smashbox. E due di Givenchy di una vecchia edizione limitata che mi piacciono tantissimo e sono questi qua. E qui ho tutti i miei MAC che sono divisi per tipologia. Qui sono tutti quelli più portabili, diciamo i nude più rosati, i nude più beigiati marroncini, i rossi labbra, i colori un po' più forti invece sono qui. E questo è tutto quello che c'è, diciamo, sopra, quello che si vede. Andiamo nei cassetti del mobiletto. A questo punto devo necessariamente tenere la videocamera in mano, vi chiedo scusa. In questo primo cassetto io lo apro tutte le volte che mi trucco e lo tengo aperto, perché ci sono tutte le cose che mi vengono utili mentre mi trucco. Quindi qui ho questa scatolina con i temperini, vedete, e anche del temperato, come potete notare. Poi la spugnetta che uso per pulire i pennelli mentre mi trucco, il mio ventilatore, lo scotch eventualmente per dettagli. Per gli occhi, poi ho le veline, poi qui in quest'angolo, qui dentro tengo semplicemente dei cotoncini e qui ho i miei cotton fioc, quelli da trucco, con una mini acqua micellare che può sempre venire utile e la tengo qui. Io sono seduta praticamente qui a fianco, allungo il braccio e qua ho tutto. Qua ci sono i campioncini di Rossitto di Kiko, delle maschere labbra di Kiko. Qua dietro ho delle salviette levatrucco e questi sono in questa scatolina ci sono i miei backup, quindi ho un altro Butter Bronzer di Physicians Formula, 4 Banana Powder di Essence, un'altra cipria di Deborah, di quelle che vi ho fatto vedere prima, Long Stay di Astra, Long Stay di Astra e quindi due Long Stay di Astra e un Infallible di L'Oreal, ormai sono, non posso farne a meno. Una matita, la 303 di Kiko. Qui dietro ho un altro mascara di Essence, tutta roba da aprire. Poi ho il piccolo All Nighter, una colla per ciglia finte e basta. Quindi questo cassetto, diciamo, mi viene utile mentre mi trucco. Vediamo sto per come vedo io i trucchi. Io sono seduta al mio tavolo da trucco. Quando apro il cassetto, questo vedo. Allora, in questa prima vaschetta ci sono gli ombretti singoli, ci sono i miei Moda, Urban Decay e vari altri. Qui ci sono i due in crema, dei glitter, uno di color pop, eccetera. Qui ci sono
un ombretto liquido e gli ultimi matitoni che ho praticamente sono rimasti questi dal decluttering, che hanno colorazioni un po' più particolari, che non uso tutti i giorni, quindi non tengo nel barattolo che avete visto prima, e altri due ombretti liquidi di Essence. Poi qui ho le mie palette di The Balm, le tengo qui perché sono tutte palette che posso prendere e utilizzare facilmente, perché mi fanno un trucco completo. Da questa in The Balm Coffee End, che contiene sia prodotti viso che occhi, queste due, le Alternative Rock volume 1 e volume 2, che contengono sia ombretti che prodotti viso, appunto per questo li tengo qui volentieri, perché in velocità posso tranquillamente utilizzarle. Questa la uso spessissimo come palette complementare di matte, è stra utilizzata, come vedete il bianco è molto bucato, e questa è la Foiled Again, che è molto facile da utilizzare perché contiene, ve l'ho fatta vedere tante volte, quattro colori matte, quelli che servono, e poi questi come protagonisti della palpebra. Poi qui dietro ho le mie due palettine self-made, qui ci sono degli ombretti di Nabla, di Makeup Geek, uno di MAC, Color Pop. Questa palette io la uso come palette completa, vedete, strautilizzata, mi piace un sacco. E qua dietro ce n'è un'altra che, vabbè, non vi tiro fuori, non ve la apro, ma l'avete vista altre volte, con ombretti di Neve e Alchemilla. Qui dietro ho le palettine di Makeup Revolution che ha regalato a me, mia figlia, mio marito, quelle a Donuts, ve ne parlerò anche di queste a breve. Qui in questa scatolina, in una maniera un po' così, ho messo i quattro colori del sistema Click di Kiko, che ho voluto tenere, la palettona alla fine l'ho declaterata. Questi sono colori abbastanza particolari che possono sempre venirmi utili. Qui dietro in questa vaschettina invece ho le palette di dimensioni più piccole o medie. Qui ho quella di Tony Moll in collaborazione con Moschino, le mie due palette di Astra, anche di queste vi ho parlato tantissimo. Ah, ma com'è difficile fare questo video. Smashbox, che non fanno più, una palette di Guerlain bellissima, questo splendore che sto usando un sacco in questo periodo di Dior, la Amber della linea Backstage. Poi ho le mie due Huda Beauty, questa meraviglia che adesso è uscita d'estate questa palette, ma adesso con l'autunno io questi colori li sfrutto tantissimo. Poi ho una palettina che ho fatto io con dei colori di MAC, poi la mia bellissima Rouge Baisé, ve l'ho fatta vedere tante volte, poi ho una palettina di Kiko e le mie due meraviglie di Smashbox, le amo alla follia. Questa è un tripudio di glitter e vi assicuro, ve l'ho detto tante volte, che la uso, a volte la sera piazzo uno di questi colori sul trucco che ho già e sono a posto, e questa è semplicemente fantastica, è la Smoky, praticamente su questa palette c'è scritto il mio nome. E quindi abbiamo finito col primo cassetto occhi. Come vedete le palette sono rivolte da questo lato perché appunto io sono seduta qui. Andiamo nel terzo, e qui c'è l'altro cassetto di palette occhi medio grandi, diciamo. Anche queste sono tutte rivolte verso di me, spero di non farvi venire il mal di mare. Quindi abbiamo la Delanci, l'ho utilizzata anche in video, la Sofix, la prima di Revolution, che amo, calcolate che mi piacciono tutte tantissimo perché vengo da un decluttering abbastanza recente, Naked Smoky, Naked Cherry, vediamo se vi allontano un attimo, poi la mia meravigliosa di Smashbox, la Chocolate Goldie Too Faced, le due di Anastasia Beverly Hills, quindi la Soft Glam e la Jackie Aina, questa meraviglia incredibile di Melt, le due di Essence, la Hello New York e la Good Day Sydney, la Backtalk di Urban Decay. Poi qui messe per così ho queste di Nabla perché non ci stanno in piedi se non si chiude il cassetto, e davanti appunto la In My Birthday Suit di Mulac, e poi la Dreamy, la Soul Blooming,
la Poison Garden e la Secret Palette di Nabla, che se non, per chi non mi segue ve lo dico, le ho comprate tutte io, non mi sono state inviate, le ho comprate perché mi piacciono. Le mie due palette di Juvia's Place, fantastiche, quindi la The Magic Mini e la The Nubian 2, che tra l'altro sto usando tantissimo in questo periodo perché ha dei colori che secondo me si adattano moltissimo all'autunno. Guardate quanto è usata. Qui dietro la Desert Oasis di BH Cosmetics. E qui invece, come vedete, è tutto facile da raggiungere. Ho questa palette che è una palette labbra in realtà, però non si può ottenere, l'ho messa qui, e poi sta bene insieme alla sua sorella grande, la Full Spectrum di Urban Decay. Abbiamo quasi finito. In questo quarto cassetto in realtà c'è una miscellanea di cose che possono venire utili, quindi spugnette da trucco, queste però utilizzate, già usate, queste sono nuove, dei backup di Essence. In questa bustina di Sephora ci sono i prodotti per il Back to MAC. Qui abbiamo dei pennelli in più, un piumino, questi sono sette di pennelli da viaggio, questo di Primark è carinissimo, ci sono dei pennelli da occhi. Tutti quelli che servono e non sono affatto male, li mettiamo a posto dopo. Qui ho le mie ciglia finte che non uso quasi mai, se le uso uso quasi sempre queste di Eylor, abbastanza naturali in realtà. Un detergente per lavare velocemente i pennelli, altre spugnette. Qui ci sono delle palettine vuote che posso utilizzare ancora. Queste erano le palettine dei blush di Mulac che ho messo nella palette grande. Qui c'è un nuovo igienizzante mani e qui dei backup di Cotton Fioc da make up e altre veline. E nell'ultimo cassetto ho i miei smalti. Allora, questi nella scatola grande sono i 60 smalti che escono, che vengono direttamente dal mio decluttering. Mi piacciono tantissimo, belli in ordine. In questa scatolina più piccola invece l'ho prevista per la crescita, diciamo. Qui ci sono tre smalti, quindi dal decluttering praticamente me ne sono cresciuti solo due che ho comprato e uno che mi è stato regalato. Sono molto orgogliosa di me. Qui ci sono delle cremine mani che utilizzo in borsa da portare con me, sono piccoline, man mano che finisco quelle che in uso pesco da qui. E qui ci sono delle pochette, una dentro l'altra, le varie pochette, diciamo quelle più piccoline, quelle così più facili da prendere, da sostituire eventualmente per viaggi brevi o in borsa, quelle più grandi le ho riposte altrove. Vi ho fatto vedere tutto, spero con tutto il cuore che di non avervi fatto venire il mal di mare. Vi rifaccio una velocissima panoramica. Io mi trovo veramente tanto tanto bene con questa organizzazione, magari vi farò vedere in una foto più avanti come avrò risolto la situazione del piano. Ecco, io vi consiglio, se decidete di fare questo acquisto, di andare a proteggerlo subito, perché il legno è piuttosto soffice, abbastanza delicato, diciamo, per l'utilizzo quotidiano di una persona che si trucca regolarmente, quindi vi consiglio di proteggerlo subito, ecco. Spero che il video vi sia piaciuto, di non avervi fatto troppo venire il mal di mare. Io come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!